E siamo nuovamente insieme in Voce delle Chiese, riprendiamo la nostra diretta, la nostra puntata di oggi, di questo martedì 7 febbraio. Sono le 14:10 minuti e io presento subito la nostra ospite in studio. Ci ha raggiunto Anais Scaffidi Domianello. Ciao Anais, Ciao. benvenuta, anzi bentornata, perché ogni tanto ci siamo già sentiti in altre occasioni, sempre per iniziative, progetti. Riflessioni intorno, diciamo, al mondo giovanile e anche oggi sei qua per parlarci di un progetto che sta nuovamente riprendendo piede nelle chiese valdesi del primo distretto, quindi Valpellice, Valchisone Germanasca, Pinerolese e Colline Limitrofe, che è il progetto di animazione giovanile. Anais, cosa si sta muovendo? Cosa si è mosso in questi anni? Che sono stati anni complicati anche per la parte, diciamo, giovanile delle nostre chiese valdesi? Sì, esatto. Lorenzo, innanzitutto grazie di questo Grazie a spazio te. e saluto tutti quanti all'ascolto. Dunque, il progetto di animazione giovanile ha una lunga storia alle spalle. Quello che, per farla molto in breve, quello che è capitato anche in concomitanza un po' della pandemia è stato che il progetto che prevedeva un'equipe, quindi un gruppo di tre animatori giovanili sul distretto, si è interrotto. Però questo cosa vuol dire? Non ha smesso di esistere tutta una serie di realtà. Di realtà giovanili presenti sul territorio, non hanno smesso di vivere, di fare cose con i giovani e adesso, a distanza di un anno e mezzo in cui c'è stata una anche grossa riflessione a partire da un gruppo di lavoro anche composto da ex animatori giovanili e personaggi vari che orbitano intorno a varie realtà giovanili, appunto, questa sarà la parola di oggi, giovanili. Lo slogan Esatto, giovanile. questo gruppo di lavoro ha riflettuto su come far ripartire questo progetto di animazione giovanile. Perché, come dicevo, è vero che le cose sono andate avanti, però è vero anche che si è sentita un po' la mancanza di quella funzione che aveva il gruppo dell'equipe di animazione giovanile, ovvero un po' di fare da legante, di Coordinamento. coordinare esattamente tutte quante le varie realtà, anche perché poi parliamo del nostro territorio, che è un territorio. Sì, sono tre valli, quindi uno pensa, c'è tantissima roba, tantissime persone, ma lo sappiamo che poi. È molto, Pardon, sì. che Sì, poi sono quelle le persone che raggiungiamo e che coinvolgiamo, quindi. sono però molto diversi in effetti anche gli ambiti di lavoro su cui si muovevano le precedenti equipe di animazione giovanile, perché si parla, tanto per insomma non dare per scontato a chi ci sta seguendo che sappia come funzionano le attività nella Chiesa Valdese, però ci sono attività che partono da attività di scuola domenicale, quindi per i bambini anche molto piccoli, poi la fascia elementare, poi c'è il catechismo e il precatechismo, quindi si sale agli anni dell'adolescenza, poi ci sono delle attività extra, quindi magari degli appuntamenti di weekend organizzati di ritrovo piuttosto che le colonie estive, quindi insomma davvero una serie di appuntamenti variegati che in effetti necessitano anche di una redazione di coordinamento che sappia anche poi far circolare le notizie, anche banalmente la comunicazione tra le chiese e tra i membri di chiesa, anche questo è importante. Sì, dici bene, benissimo Daniela, perché alcune, diciamo, di queste funzioni dell'equipe erano fondamentali a livello, come dicevi te, comunicativo, organizzativo. Pensiamo già solo a organizzare un calendario, diciamo, di date che all'interno di un anno faccia sì che i vari incontri delle realtà di cui parlavi non si sovrappongano Sì. e non è così banale. Quindi. Cerchiamo di riprendere questa attività. Tu, Anais, Sì. segui da tanti anni il settore giovanile. Quali sono, secondo te, un po' le esigenze che hai sentito emergere dopo questo periodo faticoso? Cerchiamo di lasciarcelo un po' alle spalle, però lavorando anche e confrontandoti con il gruppo di lavoro che ti ha accompagnato e lavorando poi a stretto contatto con vari gruppi di giovani. Che cosa c'è dietro che magari non viene chiesto in modo espresso, ma che si percepisce, di cui si percepisce la necessità?
ecco, se c'è. Per la mia esperienza posso dirti che spesso ho sentito questa frase che mi fa molto arrabbiare, che è non ci sono giovani. Non fanno niente, non ci sono, non li vediamo mai in chiesa. Non ci sono, esatto, se ci sono non li raggiungiamo, ma non sono interessati. Non è proprio così. Posso dire, appunto, io ho fatto parte di diverse realtà giovanili, e ne citerò alcune: Agape, il CASD, le occasioni di incontro per i catecumeni. Tutte queste realtà mi hanno convinta profondamente del contrario, ovvero che i giovani ci sono, che i giovani hanno anche volontà di incontrarsi, perché questo è stato proprio il riscontro che abbiamo avuto dopo la pandemia. Abbiamo fatto l'anno scorso un weekend dei catecumeni che ha avuto una partecipazione altissima, 60 giovani che ci hanno proprio riportato che bello finalmente poterci ritrovare, socializzare tra di noi, avere uno spazio per essere anche ascoltati. E creare una piccola comunità. Come ci ricordava Emanuele De Bettini quando è venuto a parlarci dei weekend che ci saranno adesso, poi 24-25 febbraio e poi 11-12 marzo, dove weekend ad Agape per catecumeni e catecumene, lui ricordava appunto che poi si crea una comunità che poi continua e prende lo spazio della comunità attuale. Scusa, non volevo interromperti. No, non mi interrompi, anzi mi stai integrando e stiamo costruendo insieme questo ragionamento che assolutamente fila, perché l'altra, diciamo, critica o autocritica, se vogliamo, anche un po' delle nostre chiese è: ok, ma poi dopo la confermazione che fine fanno questi giovani? Cioè, noi non li vediamo, dopo il catechismo spariscono. Forse ci sono delle motivazioni alla base di questo, tra cui appunto il magari sentirsi poco ascoltati, perché ascoltare i giovani non è facile, richiede fatica, richiede una certa dose di impegno. E poi soprattutto anche questo senso di comunità. Non è scontato che mettendo insieme delle persone si crei un gruppo, e non è scontato che questo gruppo continui a trovarsi e a fare cose insieme nel tempo. Certo. Quindi l'impegno è costante, va coltivato, e grazie a Dio abbiamo delle risorse dalla nostra parte, perché ci sono anche tante persone con cui collaboro, con cui stiamo portando avanti le varie attività legate in diversi modi alla Chiesa Valdese, che mettono un sacco di entusiasmo e di energia. Questo è anche un bel messaggio, e dall'altra parte si sente e si riceve, per cui i giovani che partecipano poi si sentono più motivati, si sentono di essere parte di qualcosa, e questo è molto importante per rivederli e crescere insieme. Certo, sono dei percorsi che a volte noi abbiamo poca pazienza, vorremmo che si concretizzassero nel giro di un anno, pochi mesi, invece no, invece a volte sono percorsi di anni di lavoro che poi creano appunto dei gruppi. E visto che siamo in ambito di autocritica, Anais, guarda, io ne aggiungo un'altra frase che appunto si lega alla tua che dicevi prima, che mi fa un po' arrabbiare: i giovani non ci sono, non li vediamo. E io ogni volta mi chiedo: e le famiglie invece? Le vediamo? Perché alle spalle di un giovane c'è una famiglia, e se però quella famiglia non è presente, non ha saputo magari tramandare quella che può essere un senso di comunità, e non è che possiamo aspettarci che lui se lo impari o lei se lo impari da solo. Quindi insomma è un discorso complesso. Molto. Non molto vogliamo complesso. Essere però troppo critica adesso, perché sennò poi ci sgridano, però è giusto anche farsi delle domande ogni tanto, non è che bisogna dare solo delle frasi fatte, bisogna anche porsi delle domande. Quindi Anais, tu ti occuperai da adesso in avanti, diciamo, di questo coordinamento delle attività giovanili sul territorio del primo distretto. Sì, esatto, come dicevi è giusto farsi delle domande, noi ce le siamo fatte e abbiamo cercato di darci delle risposte, per cui una delle risposte è stata appunto: vogliamo far ripartire il progetto di animazione giovanile. Come farlo? Allora, intanto allargo un po' la cerchia, non è che io porterò sulle spalle questa cosa da sola. Hai un gruppo di lavoro. Esatto, sì. C'è un piccolo gruppo di lavoro in cui siamo io, Stefano D'Amore e Lucia Dainese per la CED, e insieme a questo gruppo
abbiamo una serie di azioni in mente. Sicuramente partiremo da una mappatura di quelle che sono le realtà giovanili attive. Alcune le abbiamo già citate. Poi ci sono anche dei gruppi più informali che esistono sul territorio, ad esempio il gruppo Giovani di Torre Pellice, che è una bellissima realtà e accoglie giovani in realtà da tutta la valle, quindi perché non dare sostegno anche a cose che insomma nascono e crescono anche un po' con le loro gambe. Certo. Questo, e una volta messi, cioè mappato l'esistente, cercheremo di fare questa azione di coordinamento e di messa in rete delle varie realtà, cercando anche di promuovere un po' quali sono le varie opportunità per i giovani, perché spesso magari sì, avrei voglia di fare qualcosa, ma cosa posso fare io giovane? E quindi cercare di dare un po' di visibilità in più ai vari progetti. E in questo vorrei aggiungere anche che c'è una collaborazione tra la Chiesa Valdese e la Diaconia Valdese, perché è una collaborazione pratica, nel senso che io anche lavoro per la Diaconia Valdese, ma questo in realtà nasconde un interesse condiviso da entrambi, diciamo, i corpi, di sviluppare questa riflessione e questa volontà di supportare i giovani. Quindi insieme cercheremo di sostenerci a vicenda con le risorse che può avere uno o l'altro, certo, diciamo, ente in causa. Certo, ci sono tanti appuntamenti in vista, non staremo adesso a fare l'elenco di insomma date, iscrizioni, ve le aggiorneremo di volta in volta. I primi li abbiamo già citati, due weekend ad Agape tra marzo e febbraio per i catecumeni, ma poi ci saranno le colonie a giugno, ci sono degli appuntamenti anche che riguardano ad esempio un coinvolgimento di giovani nelle redazioni di Riforma e Radio Equity, insomma una serie di iniziative che si stanno muovendo. Anais, in bocca al lupo, buon lavoro a te e a tutto il gruppo insieme a te di animazione giovanile del primo distretto, e ci risentiremo in vista dei prossimi appuntamenti. Grazie Daniela, grazie davvero, sicuramente ci rivedremo, rimanete sintonizzati e vi aggiorneremo. Assolutamente.